intanto un plauso a Nausicaa Sbarro, la nostra coordinatrice regionale delle donne CISL, per il buon lavoro che sta facendo, un lavoro molto proficuo per l'organizzazione e soprattutto alla tutela delle donne. Sull'antiviolenza del DNA della CISL, quindi ci siamo da sempre schierate. Stamattina è una giornata importante perché firmiamo con il SIULP regionale, che voglio qui ringraziare pubblicamente, un documento proprio che deve significare di insegnamento, quindi una forma educativa da portare nelle scuole proprio per educare i nostri giovani, i bambini, alla non violenza, quindi al modo della convivenza civile, e quindi vuole essere un messaggio non solo educativo ma anche di affermazione valoriale. E quindi veramente grazie ancora a questo lavoro che stiamo portando avanti con il SIULP a livello regionale, che quindi sicuramente la comunità calabrese ne beneficerà. L'impegno dell'organizzazione come CISL lo sosteniamo insieme anche alla nostra categoria della CISL Scuola, perché credo che un lavoro come questo vada portato in tutte le scuole calabrese proprio per lanciare questi messaggi educativi ai giovani e soprattutto ai nostri figli. Sì, questa è una giornata importante. Noi già unitamente alla CISL, agli amici della CISL, ringrazio il segretario generale regionale della CISL, Tonino Russo, Nausicaa Sbarro del coordinamento donne. Abbiamo voluto sposare, portiamo ormai da anni, un protocollo d'intesa per quanto riguarda l'educazione alla legalità, ma non tanto quanto l'educazione, ma teniamo nei valori, proprio partire dai bambini, ma non come imposizione, lo vogliamo portare proprio di inculcare quei valori culturali, sociali, nel vivere sociale, di convivenza, di democrazia, ed entrare nelle scuole pensiamo che sia la cosa più giusta, proprio far vivere insieme a noi quelli che sono i valori della vita. Non tanto, ripeto, come imposizione, ma proprio crescere, farli crescere con dei valori democratici e per la legalità. Allora, noi abbiamo fondato questo coordinamento donne anche perché per raggruppare le varie donne che comunque non conoscono il mondo sindacale o anche non sono mai entrate nel mondo del lavoro. Ma non facciamo la distinzione di donna o uomo, abbiamo messo il nome di coordinamento donne perché pensiamo che quella è una parte principale che raccoglie tutte le donne che fino ad ora veramente non ci sono mai state. Noi non diciamo coordinamento donne perché ci sentiamo diverse dagli uomini, anzi, noi vogliamo che loro capiscano qual è il nostro operato, che non è un operato che vuole né scavalcarli né creare dei problemi nell'ambito lavorativo, ma vogliamo essere equiparate a quello che è il lavoro maschile. Non è bello sentirsi dire, magari, ecco, come inizialmente si faceva nel sindacato, la quota rosa, perché noi non siamo una quota, cioè nel senso che abbiamo dimostrato negli anni passati, negli anni presenti, che in effetti siamo in grado di fare qualcosa in più che non sia una quota rosa. E dobbiamo essere sinceri, parliamo sempre della CISL, ci sta permettendo in questo momento di dare un grande aiuto a quella che è tutta l'organizzazione cislina. Noi siamo una famiglia, quindi all'inizio è stato un po', non dico ghettizzare la situazione, però un po' dava un po' di fastidio, perché comunque siamo donne, siamo persone, lavoriamo come gli uomini e stiamo dimostrando al mondo e a noi stesse, perché io penso che dobbiamo dimostrarlo principalmente a noi stesse, che non siamo solo donne. Siamo donne e qualcosa in più. Quindi in tutto questo contesto io sono felice, insomma, che vedo anche un approccio maggiore della quota femminile, che fino ad ora è stata un po' in disparte. Anche perché quando arriviamo a un certo punto dimostriamo di essere qualcosina in più, uno scalino in più. Adesso andiamo avanti per capire cosa decidiamo di fare insieme, perché noi come organizzazione sappiamo quello che vogliamo fare, sappiamo dove vogliamo arrivare. Siamo state preparate a fare un determinato percorso e speriamo comunque di essere sempre di più, perché si inizia in due, si inizia in tre, si inizia in quattro, poi piano piano ci si trascina e si collabora, perché la collaborazione, io parlo della CISL, nella CISL è quella. Poi ci sono momenti difficili, momenti tragici, perché poi alla fine c'è chi abbandona, c'è chi non ci crede più,
ma piano piano recuperiamo la situazione. Siamo donne comunque, questo è vero, però insomma vorremmo dimostrare di essere una nota in più, ma lo siamo, quindi però glielo dobbiamo far capire a chi fino ad ora insomma non ci è arrivato.